Non mi candido alle prossime elezioni regionali del Lazio. L'avevo già dichiarato nell'ottobre scorso, voglio ribadirlo ora che le liste si chiudono e che comincia la campagna elettorale. Io nel 2010 ho creduto nel progetto Laboratorio Lazio, ma ora ritengo esaurita, chiusa definitivamente la mia esperienza in consiglio regionale. Continuerò a fare politica come ho sempre fatto, perché l'impegno e la militanza hanno contraddistinto la storia della mia famiglia e tutta la mia vita da oltre 30 anni e quindi non ho intenzione di smettere adesso. Lo scandalo della gestione dei fondi pubblici ai gruppi consiliari ha fatto emergere, non solo nel Lazio ma anche in altre regioni, un sommerso disgustoso, una deriva infamante della politica e di alcuni politicanti. Aspetti che impongono assolutamente una riforma radicale del sistema e del meccanismo anche amministrativo. Servono regole, trasparenza, controllo, taglio dei costi della politica. Credo anche che bisogni rivedere, riordinare i tanti, forse troppi poteri che le regioni hanno ottenuto con la modifica del titolo quinto della Costituzione. Nella mia attività di consigliera in questo mandato di 2 anni e mezzo mi sono impegnata principalmente nelle politiche sociali e nelle politiche di pari opportunità che da sempre rispondono alla mia formazione, al mio percorso personale e politico e che più da vicino rispondono alla mia sensibilità. Io mi lascio alle spalle questa esperienza, ma questo non ha ucciso la mia passione né la mia idealità. Io resto una che crede nelle battaglie politiche, nel confronto delle idee. Ed è con questo spirito da militante che voglio impegnarmi per sostenere la candidatura di Francesco Storace alla presidenza della Regione Lazio. Con lo stesso spirito mi impegno per sostenere la sfida del Partito, del Popolo delle Libertà che vuole conquistare il governo nazionale. Ed è con questo stesso spirito che intendo impegnarmi in futuro per il necessario rinnovamento del Popolo delle Libertà e per contribuire a quello che a mio avviso si impone come un imperativo categorico e morale, rifondare la destra italiana. Un mondo sociale e politico che sia fortemente identitario ma anche capace di dialogare, che abbia il coraggio di alcune riforme, che superi la barriera ideologica, ma che ritrovi idee forti, che si sappia dare una forma organizzativa adeguata, articolata sul territorio e che scelga la sua rappresentanza in base al merito. Penso anche a un movimento di persone della comunità nazionale, vicino alla società civile, che sappia restituire dignità alla politica, che faccia recuperare la fiducia nella buona politica e nelle istituzioni politiche. Perché la buona politica è doverosa, la buona politica è dovuta ai cittadini e io continuo a credere che sia necessaria e possibile. Grazie.